pace sia... All'inizio della riunione che precede la trance, la medium Daniela con del voi. Cenacolo Onda G chiese al dottor Luigi Nardi di suggerire come nuovo venuto l'argomento della serata. Cabot. E questi propose il matrimonio. Luigi non era conosciuto da nessuno del gruppo e nessuno sapeva che quel Maestri. Giorno avrebbe partecipato alla riunione. Come sempre, ognuno dei presenti parlò brevemente di come lui vedeva il matrimonio e dopo ebbe inizio la trance, o come si usa dire presso l'onda G, la meditazione. All'inizio si manifestò Ennio, trapassato in Egitto qualche mese prima, che parlando a scatti nel suo linguaggio caratteristico, Ennio era marchigiano di Iesi, annunciò che voleva fare un dono al nuovo partecipante. Dopo qualche minuto lo strumento Daniela iniziò ad avere un respiro sempre più pesante, fino a che il suo respiro divenne un rantolo. A quel punto partecipa. L'entità Ennio disse: detto fatto. Nello stesso momento udimmo che due piccoli oggetti erano caduti sul pavimento. Al termine della seduta mi alzai per togliere il radiomicrofono che applico vicino alla bocca dello strumento e chiesi a Daniela se potevamo accendere la luce. Ed è questo. Daniela mi disse che era ancora intontita e ci pregò di lasciarla per un poco nel semibuio. Per esprimere meglio il suo stato, Daniela usò questa espressione: mi sembra che mi sia entrato un tram in testa. Dopo aver riacceso la luce, ci mettemmo alla ricerca degli oggetti che avevamo udito cadere, degli apporti quindi, perché tali erano. Nella lunga storia dell'Onda G, io ho fotografato altri apporti, orecchini preziosi, 8 brillantini donati agli 8 partecipanti di una riunione, un anello d'oro con brillante, un anello d'oro privo del brillante e altro ancora. Ai suoi amici. Poi Daniela si era rifiutata di essere tramite di altre materializzazioni perché, aveva detto, non sopportava di essere vista come un fenomeno da baraccone. Le sembrava infatti che la gente partecipasse alle riunioni per gli apporti e non per l'insegnamento spirituale che esisteva dietro il fenomeno degli apporti. Rita dunque, una giovane partecipante, si chinò sotto il tavolo dove trovò due cuoricini di cristallo rosso che presentarono subito questa particolarità. Congiunti formavano un unico cuore. Luigi, il destinatario del dono, ne fu entusiasta perché nella sua lunga ricerca spirituale, che fino allora era stata soprattutto cartacea, non era mai stato testimone di una materializzazione e tantomeno ne era stato il destinatario. Poiché il mercoledì successivo Luigi mostrò al gruppo Onda G la sua metà del cuoricino che aveva appeso al collo con un filo di nylon e disse che la moglie, del tutto scettica sull'ipotesi della sopravvivenza, amici, aveva fatto altrettanto con l'altra metà. L'alchimia. Che esiste. In una coppia. E che materialmente viene sperimentata
nella materialità, attraverso il matrimonio, l'incontro, l'unione. È la ricerca stessa delle creature che vivono la dualità per coniugarsi per diventare uno. E ogni creatura attraverso la preghiera attrae l'altro da sé. Per riconoscere la metà nascosta, il rovescio della medaglia, e fin tanto che non li incontra, va da fiore a fiore e si innamora di quel sé che a lui o a lei sembra assomigliarle. E fino all'istante della congiunzione le amate creature di Gael sono in cerca sembra che il matrimonio come argomento sia disconnesso dalla preghiera non è così maestri è assolutamente logico che si vada alla sintesi dell'informazione che attraverete attraverso il pensiero e la parola. Sì, maestro, grazie. Il matrimonio è davvero la sintesi. Ogni contatto, ogni incontro con tutto ciò che gli compete
è un matrimonio, è un'unione. E il matrimonio stesso inteso come unione per la continuità, i due che formano l'uno. È la sintesi. Dunque, amate creature, nel vostro laboratorio sperimentate in ogni istante il micro e il macro, il piccolo e il grande, i due e l'uno. Il tutto e il nulla. Il vostro amico ride. Di questo argomento. E desidera comunicare con voi. Per sciogliere quel dubbio che ancora in voi resta. Detto fatto, sì, che ho trovato la pace. Ma l'avreste mai detto che proprio io trovassi la pace per la benedetta mano che ha impugnato il coltello? E benedico
che mi ha fatto questo dono. Rassicurate la mia famiglia. Tormentata da quel corpo putrefatto che chiamano Ennio.